stata siglata un'ipotesi di accordo che adesso dovrà essere formalizzata alla Presidenza del Consiglio e poi dovrà essere votata e discussa dai lavoratori con referendum. Io penso che alla fine sia un buon accordo che è stato ottenuto grazie alla lotta delle lavoratrici e dei lavoratori, non lo dico a caso perché sono state fatte più di 150 ore di sciopero. La multinazionale ha cambiato idea, voleva andarsene, voleva chiudere stabilimenti, voleva investire in Polonia. Siamo riusciti invece a convincerla che si può investire in Italia, che si può non licenziare, tenere aperto gli stabilimenti senza abbassare gli stipendi o peggiorare le condizioni di vita e di lavoro. Abbiamo chiesto al governo di fare un provvedimento che era la defiscalizzazione del contratto di solidarietà che ha realizzato e credo che queste cose messe assieme indicano il fatto che anche in Italia è possibile, se c'è un concorso vero tra lavoratori, imprese e governo, fare anche scelte di politiche industriali significative capaci di tutelare la condizione di chi lavora. I punti fondamentali di questo accordo? Sono circa 150 milioni di investimenti, quindi vuol dire che tutti e quattro gli stabilimenti che ci sono in Italia, compreso quello di Porcia che volevano chiudere, rimangono aperti e continuano a produrre lavatrici, forni, lavastoviglie e frigoriferi. E questo è un punto decisivo. Per i prossimi quattro anni c'è il contratto di solidarietà, vuol dire che si lavora sei ore e quindi per evitare i licenziamenti si è redistribuito il lavoro su tutti e fino al 2018 non ci sono altri problemi, ma si fanno investimenti e si fa funzionare la fabbrica. Abbiamo accettato di sperimentare lo scaglionamento delle ferie per cui la fabbrica non chiude mai e l'unico, tra virgolette, elemento che abbiamo accettato è stata quella di ridurre il monte ore sindacale. Abbiamo accettato di ridurlo del 60% affinché non venissero però toccate le pause e non venisse peggiorata la condizione di chi lavora. Almeno per quello che mi riguarda credo che abbia un significato generale perché questo problema della riduzione degli orari di lavoro deve diventare una strategia del sindacato e dall'altra parte credo che sia importante che i soldi pubblici debbano essere dati alle imprese che non chiudono, che non licenziano e che non delocalizzano.